tra i maestri della chitarra elettrica? Uno che mi ha colpito molto è Brian May. May è nato in Inghilterra nel 47. Come sapete, è il chitarrista dei Queen, una delle band più leggendarie della storia del rock. A 5 anni, May ha cominciato a suonare il piano sotto, ma poi si è innamorato della chitarra. Prima un'acustica, ma ben presto, proprio come me, ha cominciato a suonare la chitarra elettrica. Ha cominciato a suonare una Fender Stratocaster. Allora, una Fender costava parecchio. E così Brian decise di costruirsi una chitarra da solo, o meglio, con l'aiuto di suo padre Harold. Il padre era ingegnere. Lui si teneva di certe cose. Per costruire la chitarra usarono le pezzi di un vecchio mobile e di camino. Comprarono solo le parti meccaniche e elettroniche. La chitarra venne finita nel 1965. May la chiamò Red Special. Sapete, la usa ancora oggi. Lui fa una chitarra con una moneta da 6 pence. May ha scritto un sacco di successi, che sono anche alcuni dei più famosi pezzi rock. Tra questi, We Will Rock You, Tie Your Mother Down, Hammer to Fall, Save Me e la mitica The Soul Must Go On. A me May piace soprattutto perché ha uno stile particolare, cioè si può riconoscere subito. La chitarra come se fosse uno strumento orchestrale. Crea condizioni facendo più incisioni nei suoi dischi. Sembra proprio di sentire un'orchestra di chitarre. Pezzi di Queen sono potenti! A me piacciono perché hanno un tiro pazzesco. Sono davvero delle pietre miliari del rock, il mio genere preferito. Brian si è laureato con lode in fisica e ha iniziato un dottorato in astronomia, ma poi si è dedicato alla musica. A 60 anni ha ripreso gli studi e ha ottenuto il dottorato in astrofisica. Sapete, un asteroide porta il suo nome. Che chitarrista fantastico. Grazie Brian. Thank you.